Buonasera. Allora, da quando c'è l'emergenza del coronavirus, da ormai da febbraio, ma già lo sapevamo a gennaio, nei mesi a seguire abbiamo visto la grande emergenza che c'è stata, soprattutto con i reparti di rianimazione, ed una cosa di cui praticamente abbiamo sempre ignorato l'esistenza, se non appunto quando uno è la disgrazia di capitare in un reparto di rianimazione, sono questi apparati che si chiamano respiratori e ventilatori, più che altro ventilatori polmonari, che aiutano le persone in rianimazione a respirare, quelli che hanno chiaramente grossi deficit di respirazione. E perché se ne parlava tanto? Perché purtroppo scarseggiavano, in quanto scarseggiano proprio i posti letto di rianimazione, al quale poi comunque sia ogni posto letto di rianimazione equivale a un ventilatore. Ed è stato, quindi è diventato, questo strumento è diventato molto famoso, proprio per vista la sua necessità, quasi indispensabile. Per fortuna, molte nazioni noi ci hanno aiutato e quindi sono stati aumentati i reparti di rianimazione, eccetera, eccetera. Però la comunità dei, diciamo, dei creativi, degli inventori e quant'altro si è mossa comunque per cercare di trovare una via semplice per realizzare questi apparati che sono comunque sia abbastanza complessi e molto costosi. E la comunità appunto si è mossa sotto vari aspetti. Qui in Italia, per esempio, una cosa meravigliosa, c'è stata una società che ha escogitato il sistema di riciclare la maschera che viene venduta da Decathlon e per la subintensiva, per la terapia subintensiva, però comunque sia rimaneva una cosa grandiosa, che ci fa onore come paese. Però rimane il problema sempre dei ventilatori. Però nel frattempo sono arrivati tanti aiuti internazionali e i ventilatori, per fortuna, ne sono arrivati tanti in Italia. Quindi il problema da noi, diciamo, è passato in secondo piano. Poi a un certo punto io, per esempio, ho visto in televisione che si parlava della Seat in Spagna che stava cercando di fare dei respiratori molto economici, perché loro anche in Spagna avevano un problema analogo al nostro, e per farli molto semplici la Seat ha utilizzato una cosa che fondamentalmente ha in casa, e nella fattispecie i motorini dei tergicristalli. Io sono un grande appassionato dei motorini di tergicristallo e francamente dicevo, porco mondo, è eccezionale come idea. Però non so quel progetto che fine abbia fatto e ho cominciato a rimuginare su questo, sul come fare veramente, no? Perché purtroppo sono fatto così. Mi viene sempre in mente come fare qualcosa. Se c'è un'esigenza, dico come si potrebbe fare con poco. Io ho proprio il discorso della tecnologia avanzata, cioè ovvero fare la tecnologia con gli avanzi. È una cosa che ho proprio dentro e mi piace ogni tanto stroicare qualcosa, appunto partendo da scarti. E ho cominciato a pensare a come fare un respiratore con gli scarti. L'idea mi è passata quasi subito perché, fin dei conti, non ce n'era la necessità. Però dopo ho riflettuto, ricordandomi un film del 2001. E c'era una cosa che mi colpì molto. Film si chiama, è un film molto bello che ne consiglio la visione, anche se è notevolmente pesante perché tratta argomenti molto, molto forti, toccanti per chi ha sensibilità, ovviamente. Il film si chiama Viaggio a Kandahar. E racconta la storia di una esule canadese, una esule afghana che viveva in Canada, che viene avvertita tramite una lettera della sorella che si sarebbe praticamente suicidata la notte d'eclissi. Allora questa esule parte, alle volte, con un lungo viaggio verso l'Afghanistan,
entra, se non mi ricordo male, dall'Iran, e questo viaggio, insomma, gli succedono di tutti i colori, e peraltro la storia finisce male perché non arriva in tempo. Durante questo viaggio, la protagonista incontra un personaggio, un medico, che addirittura riceve visita anche le donne, paradossalmente, in Afghanistan, le visita attraverso un buco dentro la tenda, e dall'altra parte addirittura c'è una persona che riferisce quello che ha la paziente, che chiaramente sono donne che sono lì con il burka, insomma, la situazione è veramente forte. E a un certo punto la protagonista, parlando con questo dottore, viene a sapere che in realtà questo non è un dottore. E gli dice giustamente: "Ma tu come fai a fare il dottore?" E lui risponde semplicemente, poi si viene a scoprire che praticamente è un americano convertito all'Islam, un ex militare addirittura, e che si è messo a fare il dottore così. E lui gli risponde con una frase meravigliosa, dice: "Qui non c'è niente, qui non c'è nulla. Quindi anche il mio poco sapere qui ha un valore immenso." Ecco, questa è una frase che mi colpì all'epoca e mi è tornata in mente, no? Perché veramente in certe situazioni dove non c'è assolutamente nulla, e la differenza potrebbe essere quella tra veramente vivere o il morire, anche niente può essere un aiuto. Ovvio che tutto il lavoro che si sta facendo, tutti i makers stanno facendo un lavoro lodevole per cercare di fare appunto ventilatori più semplici e meno costosi. Purtroppo, secondo me, è un lavoro un po' inutile. Perché? Perché nei paesi occidentali abbiamo una mole di certificazioni da seguire, rispetto di procedure oramai consolidate, e quindi pensare che un prodotto che nasce dalla comunità open source, fondamentalmente perché lo spirito è quello, sicuramente non verrebbe accolto dai sistemi sanitari nazionali, ma di nessun paese occidentale. Quindi è un discorso che non potrebbe riguardare l'Italia, la Francia, la Spagna, nessun paese, l'Inghilterra, l'America. Mentre invece potrebbe essere molto, molto utile per quei paesi che noi chiamiamo ipocrita, in maniera veramente ipocrita, sottosviluppati o in via di sviluppo, no? Questi paesi che veramente, anche per colpa nostra, non hanno assolutamente nulla. E quindi lì sarebbe veramente utile. Però, c'è un però. Molti di questi progetti partono giustamente con la mentalità dei nerds che le fanno queste attività. E quindi magari si parte considerando, che so, motori brushless, motori passo passo, controller, Arduino, Raspberry, cioè tutte queste cose qua che a me, francamente, penso che in paesi come l'Afghanistan, per dire appunto, di cui parlavamo, il viaggio a Kandahar, o l'Oman, o lo Yemen, o qualsiasi paese dell'Africa, io penso che parlare di Arduino, Raspberry, motori passo passo, eccetera, eccetera, sia notevolmente difficoltoso. Oltretutto, è pure da considerare che molti di questi paesi hanno la guerra, e hanno situazioni terribili. Quindi, anche se noi mandassimo un buon ventilatore laggiù, se si rompe, quindi non ci sono poi le conoscenze per ripararle queste macchine. E anche una macchina fatta in maniera molto più semplice, appunto ricorrendo a vari Arduino, motori passo passo, eccetera, eccetera, penso che, questo è il mio modesto parere, ovviamente, opinabile, per carità di Dio. Penso che forse potrebbe non essere utile a nessuno. E allora ho riflettuto, perché quello che avevo in mente io lo ritenevo veramente per i paesi occidentali ridicolo, però ho ritenuto di andare avanti e di proporlo addirittura con questo video. Quindi, insomma, sono arrivato qua quasi in fondo.
e lo propongo semplicemente come idea, cioè quella di fare un ventilatore dagli scarti, dai rottami, partendo proprio da quello che in un posto dove non c'è niente, forse si potrebbe rimediare. L'idea era quella di unire un motorino da tergicristallo che in questi paesi dove riciclano tutto, magari un motore da tergicristallo, visto che spesso in questi paesi non piove mai, lo possono anche tirar via da una macchina perfettamente funzionante o comunque sia rabberciata, a meno peggio, perché comunque non si possono permettere il lusso di avere un rottame abbandonato da una parte, comunque lo farebbero camminare in qualsiasi maniera. Non piovendo mai in molti di questi paesi, probabilmente il motorino da tergicristallo potrebbero non usarlo e quindi potrebbero averne uno o due tra le mani. Altra cosa è che il motorino da tergicristallo potrebbe andare con la batteria stessa della macchina, che quindi parliamo di, appunto, di 12 volt, che sono una cosa abbastanza semplice. Non ci sono controller, non c'è niente. Unito a dei leveraggi fatti, io li ho fatti con legno perché quello si rimedia, insomma, e qualche cerniera, poco di più. Però mancava la parte, le avrete viste sicuramente queste macchine, generalmente c'è un mantice che soffia e spinge l'aria nei polmoni del paziente. Come fare il mantice? Ecco, lì veniva comunque sia fuori il problema, quindi trovare un mantice economico che potesse comunque sia pompare aria. L'idea che mi sono fatto era quella di utilizzare questi cosi qua, che comunque qui da noi hanno un costo intorno ai 7-8 euro. Questa è una pompa per il travaso e si mette una damigiana di qua, una damigiana di là e così si pompa il liquido. La cosa bella è che praticamente magari i tubi morbidi si utilizzano per arrivare alla maschera, l'inevitabile maschera. Rimane questa. Con il motorino a tergicristallo ne andiamo a muovere due. Io l'ho ipotizzata così: una spinge l'aria pulita e una tira via l'aria sporca, cioè l'aria che viene espettorata dal paziente. Io ho trovato questi due, secondo me sono un po' piccini. Qui mi servirebbe un medico che mi potrebbe essere d'aiuto, però ripeto, la mia è semplicemente un'idea da sviluppare laddove serve con quello che si trova. Quindi io, è inutile che faccio una lista della spesa di tutto quello che serve, basta il video e poi se si può utilizzare in qualche parte del mondo veramente disagiata, verrà fatto sul posto da uno come me, un pazzo come me, reperendo quello che trova, anche perché i supporti pure degli stessi motorini cambieranno di volta in volta a secondo le macchine che si troveranno. Probabilmente saranno motori pure abbastanza vecchi, non lo sappiamo questo. Questo vuole essere appunto solo ed esclusivamente un'idea da sviluppare, differentemente in base a quello che si ha. È una ricetta, diciamo, un po' così, empirica, un po' così grossolana, appunto, da sviluppare di volta in volta, con l'ausilio di dottori, perché poi comunque sia c'è il discorso che questa deve servire per far respirare un paziente, quindi serve sempre l'ausilio di un dottore. E appunto in questi paesi basta un dottore normale, perché di più purtroppo non si possono permettere. Probabilmente un dottore occidentale che presta un servizio spesso di volontariato in questi paesi, al quale noi dobbiamo sempre portare veramente il massimo rispetto, perché sono persone meravigliose queste. Ecco, il mio è una semplicissima idea per queste persone. Spero si possa utilizzare, possa essere utile a qualcuno questa mia idea. Passiamo a far vedere come funziona questo trappolo, che ripeto ho fatto con quello che ho trovato qui.
cioè ho fatto con tutto quello che avevo qui nel mio magazzino, quindi pezzi di legno, un motore da tergicristallo, in questo caso è quello di una Nissan Micra, ho rifatto i collegamenti, come vedete c'è una staffetta e ho pure fatto una cosa in maniera tale che sia facile da aprire per il cambio poi dei due mantici. Questo praticamente fa questo movimento grazie a questo biellismo che è fissato alla tavoletta, e questa andrà a comandare i due mantici, che possiamo metterli pure adesso direttamente qui. L'aria uscirà attraverso i tubi sotto e il peso stesso del motore aiuterà nella fase di pressione in basso. Questa parte qua sotto, la vedete bene, è né più né meno che una rotella a quale io ho tolto la ruotella e ci va a finire la biella, che fisso attraverso un pernetto facilmente rimovibile, proprio per poi operare sul cambio dei due mantici. Una cosa importante, questi sono mantici per alimenti, quindi sono in polietilene e quindi vanno bene per un uso sull'uomo da questo punto di vista, quindi sono anche facilmente lavabili, si possono disinfettare, cosa che è importante, però ecco, appunto, rimaniamo sempre con la testa ben piazzata, ben focalizzata sul fatto che siamo in zone dove anche un cerotto è un problema. Sono questi i posti in cui si può utilizzare appunto questo strumento, non da altre parti, assolutamente, tantomeno da noi, che noi non abbiamo questa sfortuna. Metto questi qui di supporto, attacco l'alimentazione, sto facendo il video così come viene, non sto facendo, e adesso lo alimento con un alimentatore che ho fatto con un trasformatore rimediato, che peraltro avete visto in qualche video appena pubblicato. Lì non è servito, l'ho riutilizzato di qua, e praticamente ci tira fuori una tensione di circa, è da 12 volts l'alimentatore, viene fuori un alimentatore da 12 volts, però in realtà con questo carico scende a circa 9 e nella fase di pressione scende addirittura a 7 volt. Questo è comodo, questa cosa, perché comunque sia ha una frequenza più bassa. Se lo alimentassi con un 14 volts con la batteria carica, la frequenza è troppo elevata, probabilmente troppo elevata, e qui appunto serve un medico che sa bene quant'è il ritmo giusto per la respirazione. Ciò non toglie che possa essere integrata, però deve essere integrata da semplici controller fatti con dei relè, sempre di provenienza automobilistica, perché non ha senso veramente pensare ad un'elettronica che comunque in quei paesi è fuori portata. Attacchiamo l'alimentatore. Questo, appunto, ripeto, può essere anche alimentato con una batteria semplicemente. Ed eccolo qua. L'idea, appunto, è quella che uno o anche due, potrebbero essere, se necessario, metterne due in parallelo, spingano l'aria pulita nei polmoni attraverso una maschera, che chiaramente io non ho, una maschera con le valvole, le opportune valvole, e quest'altro tiri via l'aria esausta. In questa fase inserisce l'aria,
mentre qua su esce l'aria. Con il gioco delle valvole, nella fase di risalita, questo viene a tirar via l'aria e questo si riempie di aria. Nella fase di discesa, questo butta via l'aria che ha incamerato dai polmoni e quest'altro manda l'aria nei polmoni. Questo è il principio che mi sono messo in testa. Forse potrebbe anche essere inutile, potrebbe bastare semplicemente mandare con entrambi questi due direttamente aria nei polmoni, ma questo sarà un medico a decidere. Tutto qua. Spero che questa veramente modestissima idea possa essere d'aiuto. Ripeto, non è per i paesi occidentali. Vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Al prossimo video.